futuro della professione dell'agente immobiliare in 10 punti, illustrati all'Assemblea Nazionale dal presidente della FIAIP, Giambattista Baccarini. 10 proposte nell'ambito immobiliare, che 4 riguardano il tema della redditività, cioè di riportare l'investitore a acquistare la seconda e la terza casa per metterla a reddito, cioè quindi per porla in locazione, quindi agevolare i contratti di locazione sia in termini di reintegro del possesso, sia in termini di durata, in particolare per quelle di natura commerciale, sia la possibilità di estendere la cedolare secca anche ai contratti a uso diverso dall'abitativo. E poi abbiamo posto ovviamente l'attenzione su una riduzione reale, concreta della pressione fiscale attraverso delle forme di deducibilità indiretta dei tributi locali dalle imposte sul reddito. E poi chiediamo anche di stabilizzare gli incentivi fiscali che ogni anno vengono confermati dal governo, però anno per anno noi chiediamo un piano pluriennale, incentivi riguardanti la riqualificazione e efficientamento energetico degli edifici, di sburocratizzare e poi di fare un piano anche pluriennale di rigenerazione urbana per rivitalizzare i centri storici, consentendo ai costruttori di poter avere incentivi non solo di natura fiscale ma anche di natura tecnico di cubatura per riqualificare e avere meno impatto ambientale sulle nuove città. E poi chiediamo anche di sviluppare da parte del legislatore il tema delle locazioni turistiche, ovvero di non legiferare senza il coinvolgimento da parte delle associazioni quali la nostra, che appunto possono dare una mano nel non creare balzelli e burocrazie, ma anzi agevolare quello che è un segmento che sta riportando l'investitore a riacquistare le case appunto per metterle a reddito in maniera breve. Infine chiediamo una cabina di regia del comparto immobiliare, ovvero chiediamo che non ci sia un ministero ma appunto una cabina di regia che unisca case edilizie e immobiliare, non suddividendo le competenze in 3 ministeri diversi, il MISE, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il MEF, ma avendo appunto un unico referente che possa interloquire, con cui interloquire, con il quale appunto poter portare avanti quelle che sono tutto ciò che il comparto immobiliare merita, essendo un comparto che, come sappiamo, coinvolge circa il 20% del PIL. C'è in essere un processo di disintermediazione della nostra categoria, per quello che noi dobbiamo mettere in campo sia degli strumenti di innovazione tecnologica che ci consentono di comunicare alla comunità, ai cittadini, l'utilità e l'indispensabilità da parte dell'agente immobiliare professionale. Dall'altro, concentrarsi sul definire tutti quanti noi insieme agenti immobiliari, e quindi qui il valore della federazione, di definire un modello professionale di riferimento, ovvero un modello che possa indicare in maniera pratica e concreta quelli che sono i servizi che l'agente immobiliare in grado di dare nell'utilità e per il buon fine dell'operazione immobiliare.